Vediamo chi sarà l'ospite di oggi, vediamo, vediamo con il libro di quel che passa il convento. Allora, qui c'è una bimbetta che insomma sa il fatto suo, guardate un po', busto eretto, sa già quello che vuole. Poi ancora abbiamo una bimba, chissà se è la stessa, mi sa proprio di sì perché i ricciolini sono uguali, e sta spegnendo le candeline, 2 anni, guardate che bella torta, che sono profiterole, quindi già da lì si vede che è una buon gustaia. E ancora questa immagine dolcissima, guardate, 3 bimbe, saranno pure, la piccolina sarà una femmina, chissà se sono sorelline, soprattutto guardate quanto amore. Perché quando c'è tanto amore in famiglia, c'è tanto amore anche in cucina, per forza. Infatti, la nostra ospite è una persona piena di passione per la cucina e ve lo dimostrerà subito. Si chiama Simona Cherubini. Ben buongiorno, arrivata! Buongiorno, ciao Simona! Buongiorno. Ben arrivata! Io ho portato una cosa che parla un po' della mia città, che è Prato, e del lavoro che faccio. Oh, che meraviglia! Un libro su Filippo Lippi. Guardate che bellissime immagini, ma soprattutto da vedere veramente, insomma, personalmente. Si trovano a Prato queste immagini. Sì, questi sono gli affreschi restaurati del Duomo. Sì. E sicuramente sono conosciuti, però essendo una città vicina a Firenze risente un po' di questa vicinanza, e quindi non tutti i turisti che visitano Firenze fanno poi una tappa a Prato, perché questa è un'occasione per parlarne, per invitare anche chi ci sta guardando. Brava, bene. A fare comunque una sosta perché merita. Bene, quindi parleremo durante la puntata anche di Prato, così imparerete a conoscere questa bellissima città. Ma io mi ero accorta subito che lei è toscana, avete sentito l'accento, insomma si rimane affascinati quando c'è un toscano che parla, non solo perché parla ma anche perché cucina bene. Infatti, che ci cucinerai? Allora, oggi preparo un qualcosa che non è tipicamente toscano e sono delle tortine di zucca con la ricotta e il gorgonzola. Oh, che meraviglia! Allora, è una cosa rustica, tortine posso di zucca. Posso intanto cominciare? E aspetta che dico prima gli ingredienti, così i nostri amici a casa prendono carta e penna, prendono gli appunti, e se avete già la zucca in casa cominciate a cucinare con noi. Quindi per le tortine di zucca, ricotta e gorgonzola occorrono questi ingredienti. Per il guscio di pasta dovete procurarvi 125 g di farina integrale, una presa di sale, 65 g di burro, un uovo, un cucchiaino di paprika dolce in polvere e basta. Poi per il ripieno occorrono 400 g di zucca pulita, 2 uova, 100 g di ricotta, 50 g di gorgonzola dolce, dell'olio d'oliva e del sale. Allora, quando ci sono questi ingredienti poveri, insomma, noi siamo tutti contenti, soprattutto Don Domenico, che però la zucca sta qua, non so cosa porterà. Va bene, andiamo, Procedo. Prepariamo, ti aiuto. Sì, allora la zucca va pulita dalla buccia e fatta da dadini piccoli, perché poi si cuocerà in padella solo con un filino d'olio e un pochino d'acqua. Benissimo. Per evitare che si attacchi. Benissimo. E poi andrà schiacciata con la forchetta, quindi deve essere cotta bene. Bene, allora quindi la zucca, qui abbiamo già ovviamente pulito, lavato e tolto, sì, e tolto la buccia. Sì. Però tu non butti niente, vero Simona? No, allora, un cuoco tempo fa mi ha spiegato che della frutta e della verdura si può utilizzare anche parte degli scarti. Per esempio, nel caso della zucca si può utilizzare la buccia per fare del brodo. Per fare del brodo. Del brodo vegetale, che si può utilizzare per esempio per un risotto. Non l'ho mai sentita questa, tu hai provato? Sì, ho provato, ho messo tra l'altro anche lo scarto della cipolla, cioè la parte esterna della cipolla, e poca acqua, viene un brodo molto ristretto e è perfetto appunto per allungare il risotto. Ma che buono, quindi vedete che belle le ricette di riciclo, non si butta nulla, nemmeno la scorza della buccia, che tutti insomma togliamo e buttiamo senza pensarci due volte. Anche invece che bello sfruttare tutto. È legnosa, quindi non verrebbe in mente di cuocerla, infatti. Però serve anche a dar colore, perché è molto colorata, quindi serve anche per nella ricetta, per la parte più estetica.
Questo ci fa capire, Simona, che tu sei proprio un'appassionata, insomma, di cucina, che proprio le hai provate di tutti i colori, anche se io vorrei partire nella tua presentazione dalla fine. Sì. No? Diciamo così, invece di raccontare la tua infanzia, come hai imparato a cucinare, eccetera, eccetera, sentiamo un pochino che lavoro fai. Infatti ci hai portato questo libro e hai detto che fa parte anche del tuo lavoro. Sì, che cosa fai? Io sono consulente di marketing e comunicazione d'impresa. Ah, però! E questo libro fa parte di uno dei lavori che ho fatto insieme all'editore, che è Claudio Martini. Mi occupo di settori vari, spaziano dall'informatica, non necessariamente food, e ho un blog di cucina. Hai anche un blog di cucina, sì. Quindi abbiamo qui un'altra persona che ha 3.000 interessi. Vogliamo andare in padella intanto, sì, così possiamo sì. mettere questa. E devo mettere l'olio? Sì, ok. Un goccio d'olio. Perché le persone, stiamo scoprendo ultimamente che ci sono tantissime persone in Italia, ma insomma nel mondo, figuriamoci quante, che hanno un blog di cucina, pur avendo tutto un altro lavoro, tutti altri interessi. Aggiungo un goccio d'acqua, sì. Scusa. Acqua calda? Sì. Di 50? Basta così. Ecco, grazie. Quindi mettiamo la zucca a sì. soffriggere con, non soltanto con un po' d'acqua e un po' di olio. Sì. Si deve cuocere e ammorbidire? Deve essere il più cotta possibile, perché poi va schiacciata con la forchetta. Benissimo. Quindi il sale, un po' di sale e si e la lasciamo cuocere. Sì. Giusto? Quindi noi possiamo anche tornare sì. di lì? Facciamo l'impasto adesso? Questa la... Sì, la possiamo intanto aggiungere mentre tu fai l'impasto, sì. io la posso tagliare. Allora... Perché adesso abbiamo messo a cuocere la zucca, ma facciamo subito il guscio di pasta di queste tortine e vi ripetiamo anche gli ingredienti, così le fate insieme a noi. Allora, la farina integrale. Sì, la farina integrale 125 grammi. Poi aggiungi il burro 65 sì. grammi a temperatura ambiente. Sì, temperatura ambiente, non troppo morbido, perché va lavorato con la punta delle dita, non Benissimo. Deve diventare appiccicoso. Bene, e poi un uovo. Sì. Quindi stavamo parlando della passione delle persone che hanno i blog di cucina, che però in realtà nella vita si occupano di tutt'altro, sì. come te, che sì. tra l'altro sei laureata in economia e commercio, quindi sì, ti sì. occupi di marketing da sempre, e guardate che cose meravigliose che fa, perché si occupa di consulenza, anche di una casa editrice, vero? Sì, io ero indecisa quando ho dovuto scegliere al liceo che scuola fare. Sì. E, volevo fare storia dell'arte, poi non so come mai ho scelto economia e commercio. Allora, io per impastare userò un dito in meno. Perché un dito in meno? Perché mi sono tagliata nei giorni scorsi e quindi cioè impasto cucinando con una mano. Sì, sì, questi sono gli inconvenienti della esatto, cucina, quindi ho un dito impedito. Allora, io impasto nella ciotola, perché a casa ho poco spazio. Si può anche fare una fontana, avere una certo. spianatoia come qui. Chi non ha appunto lo spazio può fare come faccio io e lavorare in questo modo. Bene. Ma come fai a conciliare il tuo lavoro, che comunque è un lavoro diciamo abbastanza tecnico, con le tue... Dell'altra farina. Della farina, con, sì, con la cucina. Tu cucini tutti i giorni? Più o meno sì. Sì. E comunque mi piace avere attenzione per quello che metto in tavola. Soprattutto per la bambina preferisco abituarla a dei sapori... naturali, no? Non sapori ruffiani della cucina industriale, per cui l'ho abituata a mangiare anche pane olio. Bene. Cioè, in Toscana abbiamo dell'ottimo olio d'oliva, quindi è giusto anche abituare un bambino a un sapore semplice. Ma che bella cosa! Allora, abituare, poi la tua bambina bellissima, Ludovica, di 11 anni, vediamo già una foto, guardate che bella, abituare un bambino a mangiare fin da piccolo i prodotti naturali, pane e olio, con naturalità, con leggerezza, senza alzare la voce, questo è importante. Don Domenico!
Don Domenico, ci siete? Eccolo! Buongiorno, che bel carciofi, Don Domenico, che ovviamente non c'entrano niente con la ricetta. Non si sa dove metteremo questi carciofi nelle tortine di zucca ricotta e gorgonzola, ma lo vedremo dopo. Però li utilizzeremo. Comunque, quando mi chiamavi, mi sembra la voce era un po' alta. Ho urlato, Don Domenico. Perché non vedevi l'ora che io arrivassi, sì. No? Però San Benedetto dice che il monaco non sia pronto ad alzare la voce, no? Perché, diciamo, parlare in un modo pacato, sottovoce, è un po' la caratteristica del monastero, no? Perché non si turba, ecco, la quiete. Il monaco è che chi entra nel monastero, no? Il turista, ecco, sente subito che si respira un'atmosfera diversa, è no? Vero, è vero. Perché il monastero è diverso da altri luoghi, quindi ecco, si deve subito capire appena entra che c'è un'atmosfera diversa, una serenità diversa, e se si deve sentire una voce, io direi che deve essere la voce di Dio, no? Ma che bello, Don Domenico! Quindi vogliamo fare una puntata sussurrata? Sì. No? Non ci sentirebbe nessuno. Beh, comunque è importante anche questo nella famiglia, come stavi accennando, è no? Giusto. Non è che alzando la voce si ottiene, anzi, ecco, maggiormente o più in fretta quello che uno vuole, no? Ecco, bisogna convincere le persone, bisogna convincere i propri figli, e allora, ecco, la voce non c'entra niente, no? Pensate, comunque siete contento di avere un ospite che oggi usa tutti i prodotti molto naturali. Guardate un po', Don Domenico, uova, farina, questa farina che è una farina integrale, non è la farina bianca solita, la zucca, si mangia pane e olio, dove si trova più, Don Domenico, un bambino che mangia pane e olio? Voi la mangiavate? Certo, anzi l'olio è molto importante, no? Farlo capire fin dai piccoli, e anzi io lo suggerirei anche la mattina, per esempio, no? Oddio, la mattina non mangia la mattina la tua bambina? La prende? La mattina. Siccome la l'olio mattina fa molto bene, no? Aiuta con la digestione, aiuta l'intestino, cioè la mattina, per esempio, prendere un pochettino di olio, certo berlo direttamente con un cucchiaio sarebbe difficile, no? Sì. Ma una bruschettina, per esempio, no? Ecco, nella colazione. Dico questo perché, per esempio, in Spagna, no? Dove io l'ho visto, l'ho constatato andando a trovare mia sorella, loro, un po' tutti gli spagnoli, fanno la colazione con la bruschetta, no? Ma lo sapete chi se la mangia, Don Domenico, questo pane proprio, olio? Chi? La nostra autrice Marina Pizzi, è il suo piatto preferito, perché a lei piacciono le cose naturali, semplici, come piacciono alla nostra ospite. E quindi poi questa ricetta la dedichiamo a lei, a Marina Pizzi. E poi, Virginia, l'olio si degusta soprattutto al naturale, no? Perché nel cucinato, ecco, se l'olio è veramente fine, no? E alle volte chi non è abituato non riesce a recepire i veri sapori, no? Ma è a crudo che si assapora, ecco, l'olio. No, allora, sul pane, avete ragione. Poi ci sono anche tante cultivar, quelle più piccanti toscane, sì, la Lattaggiasca ligure, per esempio. Comunque, che meraviglia, non gli toccare l'olio pugliese, come diceva Simona, loro hanno un olio veramente buono lì, no? È vero. Ecco, nella Toscana. Allora, intanto noi abbiamo finito di impastare. Parliamo al plurale maiestatis. Sì, sì. La nostra Simona ha finito di impastare il guscio di pasta, quello è solo il panetto. Dovrebbe riposare, Simona? Allora, dovrebbe riposare almeno mezz'ora in frigo. Ok. E poi riportato per essere più friabile. Sì, esatto, e poi riportato a temperatura ambiente. Bene. Quindi, però noi, quindi, non abbiamo il tempo di fare il riposo e lo stendiamo direttamente. Sì, sì. Benissimo. Intanto io guardo sempre la zucca per vedere se si sta cuocendo. Ecco qui. Don Domenico, avete visto che bel regalo che ci ha fatto Simona? Sì, ha portato un libro su Filippo Lippi. Ma raccontaci un po', dove si possono vedere i dipinti di Filippo Lippi? I dipinti sono nel Duomo. Nel Duomo di Prato. Nel Duomo di Prato, che sì. È bellissimo. E sono dei dipinti che furono fatti all'epoca per spiegare al popolo le parti principali della Bibbia, quindi hanno anche, se si vuole, un ruolo educativo, no? Sì.
sono dei pezzi unici, sono stati apprezzati tantissimo dagli stranieri, vengono visitati secondo me poco per quello che è anche il loro valore artistico. Voi li avete mai visti, Don Domenico? No, non li ho visti perché io a Prato non sono andato, no? Però ho avuto modo anche a Firenze di vedere i suoi dipinti, no? E come giustamente diceva Simona, uno va a visitare sempre con le città più importanti, e soltanto se rimane del tempo, no? È vero. Ecco, va a vedere questi paesi limitrofi. Invece organizzare una bella gita proprio a Prato, che tra l'altro era famosa, ancora lo è, per l'industria tessile, è vero? Prato è sicuramente conosciuta nel mondo per l'industria tessile e moda, però cioè, ci siamo accorti con un po' di ritardo, sposto questo perché per fare spazio, che comunque ha anche nei dintorni delle ricchezze culturali importanti, ci sono delle bellissime ville Medice per esempio, e un fine settimana a Prato per esempio è piacevole e anche veloce perché comunque sono raggiungibili facilmente sia dall'aeroporto che dal treno. Allora, c'è una bellissima natura, no? Ci sono paesaggi, dei vivai importanti. I vivai sono più spostati nella zona di Pistoia. Comunque Prato è una città che offre tantissime possibilità anche per gli appassionati di sport, per esempio. Certo. Perché c'è un bellissimo campo da golf. Ah, vedi. E si può abbinare quindi la vacanza culturale con quella sportiva, certo. Allora io vorrei farvi vedere che cosa stiamo facendo. L'impasto che ha fatto Simona va steso, poi con un coppa pasta si ricavano dei cerchi, ovviamente a seconda la grandezza, a seconda degli stampini, no? Quindi si possono fare anche con stampini più piccoli queste tortine. Ora io ho usato degli stampini, a volte anche la tortiera classica. Anche la torta grande volendo. Quindi si ricava con le coppa pasta il cerchio, si mette negli stampini senza imburrare gli stampini. No, non importa perché è abbastanza burrosa già di suo l'impasto. Poi dentro la pasta si mette la carta forno e si aggiungono dei legumi secchi. Sì. Quindi ceci, fagioli, quello che volete, perché così non si gonfia, vero? Sì, esatto. Si dà una prima cottura. La cottura in bianco. La cottura in bianco, quindi si inforna così. Quanto tempo? Ma un 10-15 minuti. Io dico sempre di controllare il bordo. Benissimo. Perché dipende un po' anche dai forni, no? E dallo spessore dell'impasto. Ora io l'ho fatto un pochino più alto, saranno 3-4 mm, comunque. Però qua si può fare 15-20 minuti. Quindi 180 gradi per circa 15 minuti. Possiamo a questo punto infornare, aspettare che si cuociano i gusci di pasta. E io in forno la zucca è pronta, vero? Servirebbe una ciotola grande perché qui è rimasta della farina. Eccoci qua. Questa si può spengere secondo me. Tu dici Don Domenico, togliamolo. È cotta. Sì, è cotta. Prontissima. Perfetto. Allora portiamocela di qua. Ma senti Simona, ma come hai imparato a cucinare? Perché studiando, facendo tante cose, mi sembra intanto do le istruzioni. Sì, vai. Allora, questa va rovesciata qui dentro e schiacciata con la forchetta. Posso metterla io? Sì, tutta omogenea. Ti do una forchetta, ce l'abbiamo. Grazie. E poi sbattiamo velocemente le uova e aggiungiamo la ricotta, va lavorata un attimino con la forchetta. Sì, ma si deve raffreddare la zucca per aggiungere la ricotta. Sì, sarebbe meglio, perché sennò l'uovo cuoce. Bene, intanto lo facciamo sbattere a Don Domenico, sì, no? Sì. Ecco, allora, io ho imparato a cucinare con la mamma e la nonna. Sì. Cioè, le prime basi sono state quelle in famiglia. E sbattete. Poi, quando, insomma, dai 25 anni in poi ho fatto anche dei corsi di cucina ogni tanto. E le riviste, i libri, la televisione, perché comunque vedere cucinare le persone che sono solite cucinare serve. Certo, vedere un po' imparare anche trucchi, e i trucchi, no? Come no? Esatto. E poi da quando ho il blog ho cucinato sicuramente di più, perché tutte le settimane cerco di postare qualcosa. Ecco, da quanto tempo hai il blog? Allora, il blog è dal 2010 circa. Ah, quindi è parecchio tempo. Però aggiungiamo la ricotta. Sì, si può. Si dovrebbe raffreddare ancora un po', voi lo sapete, ma intanto noi la aggiungiamo. Quindi aggiungiamo 100 grammi di ricotta. Sì.
Poi metto anche una presa di sale. Come si chiama il tuo blog? Si chiama Simona's Kitchen. Ah, in inglese l'hai chiamato, carino. Sì, perché inizialmente era un blog solo in inglese. Sì. Quindi rivolto agli stranieri, nel quale parlavo di cucina toscana. E poi io ho continuato traducendolo in italiano e in francese, perché ho molti lettori dalla Francia. Poi conosci anche bene le lingue. Sì, ho fatto il liceo linguistico prima dell'università. E quindi, vedete che tutto va a frutto nella vita, vero Don Domenico? Certo. Si fanno degli scelti, degli studi, poi si cambia idea durante il percorso, ma tutto quello che si è fatto sicuramente va a buon fine. È un bagaglio che uno si porta sempre avanti, no? Anzi, uno più studia, no? E più si allargano i propri orizzonti e meglio riesce a capire anche con un'altra persona, no? Certo. Perché lo studio ci aiuta anche a questo. Allora, adesso aggiungiamo le uova, quindi le due uova sbattute. E che cosa ci manca? Manca il gorgonzola, che si può mettere anche per ultimo, a decorazione qua e là. Ah, anche per ultimo, quindi non dobbiamo metterlo all'interno del composto. No, allora, se si vuol dare al piatto anche un po' d'estetica, lo si può mettere per ultimo. Bene. Nemmeno si scioglie in cottura, però rimane visibile. Bene. Altrimenti si può mescolare, però poi il sapore viene comunque mescolato. Olio, sale, dobbiamo aggiungere altro? No, l'olio no, c'era già in cottura con la zucca, il sale l'ho aggiunto. Bene. Questo è a posto. E allora, neanche la paprika non ci serve, adesso l'abbiamo messa nell'impasto. Sì. Benissimo, allora, che dire, dobbiamo soltanto aspettare che si cuociano le tortine per far vedere il resto e poi dobbiamo vedere come utilizzare questi carciofi, quindi aspettiamo qualche minuto. Qui le nostre tortine sono pronte. Vi ricordiamo che stiamo facendo le tortine di zucca, ricotta e gorgonzola. Le tortine, i gusci di pasta sono cotti, li abbiamo messi in forno con la carta forno e dei ceci per farli cuocere. Adesso possiamo togliere, no? Quindi questo non ci serve più. Una volta cotti in forno si devono buttare i ceci, i fagioli che si usano? Finché non sono del tutto bruciati e non hanno un cattivo odore, io li uso. Li usi sempre per fare queste, queste ricette? Ne tengo da parte un vasetto. Allora, riempio i gusci, non fino all'orlo perché un po' in cottura gonfia. Certo. Lo riempi e intanto io taglio un po' il gorgonzola a cubettini. Sì. Perché va aggiunto sopra. Sì. Sopra. Bene. Già fatto, poi praticamente è una ricetta veloce se certo. Non fosse per l'impasto. Se qualcuno non avesse tempo di preparare l'impasto, si può anche fare soltanto uno sformato con la zucca, ricotta e gorgonzola. Ah, vedi, zucca, ricotta e gorgonzola velocemente. Tu hai una passione, Simona, per i prodotti naturali, Don Domenico, quindi soprattutto la stagionalità dei prodotti, la zucca, vedete, i carciofi, li utilizzi soltanto quando è il periodo giusto? Sì, in genere sì, cioè cerco di utilizzare la verdura che trovo al mercato, cioè quella che si trova regolarmente. Certo, vogliamo mettere. Allora, giusto per decorare. Solo quindi, e Don Domenico, quindi è proprio secondo il vostro principio usare i prodotti di stagione. Io sono pienamente favorevole che bisogna usare i prodotti di stagione, no? E quindi non bisogna nemmeno scervellarsi di trovare quei prodotti perché, no, che sono difficili perché non sono di stagione, perché oggi sul mercato si trova si trova, però non hanno la stessa bontà, lo stesso sapore. Perciò quello è il prodotto proprio tipico di quel periodo è la cosa migliore per usare. Per esempio la zucca, perché dobbiamo mangiarla, Don Domenico? Io intanto in forno per quanto tempo e a che temperatura? Allora, quando sono piccole così, 8 cm di diametro, basteranno 15-20 minuti a 180 gradi. Quindi 180 gradi, 15-20 minuti soltanto. Basta controllare la crosticina. Benissimo. Si forma la crosticina allora, sopra. Io in forno e Don Domenico ci decanta la sua zucca. La zucca.
Va bene, intanto non bisogna confondere la zucca con le zucchine, no? Perché sono due cose diverse. Mentre la zucchina si raccoglie in tutto il periodo estivo, ma già sulla tarda primavera, dipende ecco, dai periodi, dai luoghi in cui viene coltivata, la zucca invece è autunnale, non si raccoglie in autunno perché matura in questo periodo. Poi la zucca è soda, la pasta soda, e si conserva a lungo, si conserva per tanti mesi, soltanto bisogna anche saperla ecco, raccoglierla quando è matura e mai prenderla per il picciolo, no? Perché è il punto più vulnerabile. Ah sì? No, sì, dove poi facilmente così rovina, quindi mai prenderla ecco, da quel punto. E poi fa veramente bene anche la zucca, no? È ipocalorica per esempio, no? Nel senso non c'ha molte calorie, quindi è indicata per chi fa le diete. E la possono mangiare tutti, no? Perché appunto fa bene, è diuretica, è lassativa e non c'ha controindicazioni. Anche per chi magari non la pensa come me, no? Perché dice chi per esempio soffre di diabete e non la deve mangiare. Io direi non bisogna aggiungere zuccheri, non bisogna aggiungere l'uva passa, no? Che sono quella la causa principale, no? Che crea ecco, dei problemi. Allora ecco, la zucca fa veramente bene. Fa bene, quindi contiene queste tortine... una grande quantità ecco, di acqua. Perciò ecco, dicevo, è anche diuretica. Oltre a essere buone, queste tortine quindi fanno anche bene, poi sono anche particolari, vedrete insomma che risultato finale che hanno. Però vedo che la nostra Simona sta già pulendo i carciofi, si è proprio buttata avanti. Sì, sono messa. Bravissima, perché bisogna cuocerli questi carciofi, quindi ci vuole un po' di tempo. Sì. Ma ci faremo che cosa? Un crumble con la farina di farro, dei semi di girasole per dare che un meraviglia. Po' di croccantezza. Che bontà, il crumble, dici un po', insomma, di alle nostre signore a casa in che consiste, è una cosa tipica anglosassone? Allora, il crumble significa briciola, certo. Quindi è un qualcosa che si sbriciola. Benissimo. A me piace combinare sempre quella che è la... diciamo la versione dolce con quella salata. Certo. Cioè, il crumble si conosce come dolce con la marmellata, sì, con le mele. In genere infatti io cuocio certo. Preparo quello. In questo caso invece un giorno ho pensato di farlo salato, ho sostituito la farina normale con quella di farro perché avevo della farina di farro. E poi ho messo benissimo. Invece delle mandorle, che sono quelle che si mettono nella versione dolce, ho messo dei semi di girasole giusto per dare un pochino di croccantezza quando si mangia. E infatti io vi do gli ingredienti per cucinarli insieme a noi, tutte le cose che sta raccontando Simona. Guardate intanto come sta affettando sottili i carciofi, devono essere sottili. Vi do subito gli ingredienti per i crumble salati con i carciofi. Occorrono 130 g di farina di farro, 80 g di burro, una presa di sale, 40 g di semi di girasole, 4 carciofi medi, uno scalogno e dell'olio d'oliva. Don Domenico si è portato avanti anche lui e sta tritando lo scalogno perché dice sì, tanto esatto. A me tocca cipolla, scalogno, aglio, tutta roba mia. Anche perché mi piace farvi piangere. Onestamente. E Simone invece sta facendo appunto i carciofi. E è vero Simona che tu stai facendo tutto in ordine, no? Ma la tua cucina è una cucina piena di roba, insomma, le cucine disordinate sono belle, pure la mia è disordinatissima. Non so a casa vostra come sono le cucine, ma quando si cucina c'è il finimondo, specialmente se poi a cucinare sono gli uomini, scusate Don Domenico, ma è così. Quelli cucinano mettendo in mezzo tutto e poi non lavano niente. Sì, ma non tutti gli uomini sono uguali, no? Sono anche degli uomini che sono più ordinati ecco delle donne. Sono pochi, no? Ecco, dipende dalla propria indole, da uno come è stato educato, no? Ma comunque io sono d'accordo con Virginia dicendo che quando la cucina è troppo perfetta vuol dire che ci si sta poco in cucina, è no? Vero, invece, è invece vero. La cucina è uno dei luoghi più frequentati, no? Sì, anzi addirittura noi spesso quando vengono a trovarci le persone le portiamo in cucina, no? Perché è un po' il cuore della casa. Io l'ho scritto anche nel blog, sì. Che è la stanza più vissuta perché sì. Si comincia la mattina con la colazione
e poi durante il giorno sono pause. E poi quando la gente entra in cucina, no, e vede che già ci sono degli ingredienti, ci sono degli ortaggi, uno già pensa che è una cucina che funziona. Sì, no? Secondo me, venite con lo scalogno. E io penso anche che quando durante la giornata siamo stati seminatori di pace, alla sera ci si addormenta anche più felice, no? È vero, che bello. Quindi la cucina, fate sempre i paragoni, quindi cucina, orto, serenità, vita vera, perché, pace. Perché l'orto distende, no? È vero, è vero. Ci allontana da tanti problemi, no? Ci fa vivere più, più felici, anche il nervosismo alle volte, ecco, va via, no? Poi il contatto con la terra, no? Che è veramente, diciamo, una delle cose più belle. Io per esempio, no? Alle volte sbaglio anche, uso pochissimo i guanti, no? Ah sì? Proprio perché mi piace toccare la terra, mi piace questo contatto con la terra. E io uso i guanti soprattutto quando si avvicina la domenica, no? Quando devo andare fuori, quindi ecco, fare, ecco, distribuire, ecco, la comunione, allora ecco la gente mi vede le dita. Aggiungo, ma altrimenti durante la settimana non ho tutte queste accortezze, proprio per toccare con la terra, no? Avete ragione. E infatti vedete che Simona invece nella sua passione la cucina, pure nonostante si sia fatta male al dito, sì, ha voluto usare i guanti, sì, ha impastato con le mani libere, sì, anche perché a me sembra, no, che usare i guanti si crea quasi questo distacco, no? Certo. Ecco, dalla terra. Invece ecco, noi siamo terra, se vogliamo, no? Ecco, chiudo con anche coperto. San Francesco, sì, sì, no? Nel Cantico dei Cantici loda, no? Certo. Per la chiama la madre terra, no? Che ci sostenta, che ci governa. Posso procedere con l'impasto? Allora sì, andiamo avanti Don Domenico con l'impasto o la pasta dei crumble. Abbiamo messo 130 grammi di farina di farro perché abbiamo detto che a Simona piacciono le cose naturali. Però non vi preoccupate, perché vedete adesso come cucina, insomma, quanto le piacciono le cose originali. Ma da piccola Simona non mangiava niente. No. Vero? Tu adesso hai abituato tua figlia Ludovica a mangiare tutto, pane, olio. Tu invece raccontaci un po' che facevi da piccola, che lo sanno tua madre e tuo padre. Esatto. Io non credo dipenda dall'abitudine, perché l'inappetenza è nel DNA. Cioè io sono nata inappetente, quindi ho dato filo da torcere ai miei genitori. Lei è stata brava perché fin dall'inizio ha sempre mangiato tutto, anche le verdure, per cui mi ritengo una mamma fortunata. Poi magari il gusto si insegna, cioè il gusto, cos'è buono e cos'è cattivo, te lo insegnano i genitori, te lo insegnano i nonni. Li invito perlomeno ad assaggiare, esatto, questo è importante. Cioè è una cosa educativa, no? Il gusto. A non fidarsi solo dell'olfatto. O l'inappetenza purtroppo no. E sta un po' ai genitori a doversi ingegnare per far assaggiare. Certo. Perché io mi ricordo che quando la mamma, e questo l'ho scritto anche nel blog, quando venivo chiamata, vieni, si mangia, desinaro cena, io dicevo, no, mi tocca mangiare. Cioè era proprio una cosa come una penitenza. Che tragedia! Ecco. Esatto, quindi quello purtroppo è. E poi invece così sei cambiata col passare del tempo, ovviamente. Sì, 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 poi si cambia probabilmente anche l'organismo. Certo. Cioè l'appetito viene anche viene assaggiando, mangiando, si dice, no? L'appetito viene, sì, mangiando. Sì. Don Domenico, penso che questi problemi non ce l'ha avuti. Non ce l'ho io. O sì, eravate inappetente da piccolo. Cioè, no, io da piccolo mangiavo, mi piaceva mangiare, però ero viziato, no? Come tanti bambini, no? Ecco perché dicevo viziato, no? Perché mi piaceva mangiare soltanto alcune cose che a me piacevano. Perciò dicevo alle volte, bisogna vedere se è inappetenza o sono vizi, no? Perché il bambino è molto furbo, no? È una cosa che non sempre gli piace, no? Ecco, dice non ha fame, quindi ecco, cerca di farsi fare qualche altra cosa dalla mamma, no? Poi la mamma sa, per accontentare, certo, il figlio, la figlia è disposta. Avete a tutto, ragione. No? Però ecco, bisogna, secondo me, ecco, cercare di educarli, ecco, fin da piccoli, a mangiare ogni cosa, perché la salute sta proprio nel mangiare ogni cosa. E tu l'accontenti Ludovica se lei ti chiede, mamma mi fai questo oggi che mi piace tanto? Se c'è la possibilità di tempo di cucinare, sì, brava, vedi, comunque sì, ora, sempre. Magari i bambini tendono a mangiare volentieri la cioccolata, quindi l'impasto di cioccolata no. Io aggiungerei un goccio d'olio all'impasto perché vedo che la farina ha assorbito, sì,
tutto. Ah, quindi aggiungi un pochino di sì, olio. Sì, perché ho visto che il burro non è sufficiente, la farina l'ha praticamente assorbito tutto, quindi... Quindi si può aggiungere un po' di sì, olio. Sì, 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 io questo lo faccio a occhio in genere. Sì. Ecco, più o meno ci siamo, pronto? Cioè l'impasto sì. deve essere compatto, però non... Sì. Io ho preso degli stampini, così vanno bene, sì, quali benissimo. Sono questi, questo tipo da... Questo è perfetto. Va bene sì, per il crumble. Sì, anche perché si sbriciola, quindi va mangiato sì. dentro. Allora. Devono essere imburrati, oliati? No, non importa. Non c'è perché bisogno di nulla. Si prende una parte di impasto sì. e la si schiaccia sul fondo, questo si fa con le mani. Sì. Per tornare al discorso di prima. Ecco, sì. tutto con le mani. A Ludovica piace impastare con le mani sì, insieme sì, a te. Sì, quando abbiamo avuto per un periodo la pasta madre ci siamo divertite sì. a fare il pane. Fare il pane, no. l'hai mai usato molto spesso i panini. Che bello. Ecco, allora. Poi si compatta bene con le mani. Sì, si schiaccia bene e poi sopra vanno messi i carciofi. I carciofi, vediamo quindi, se sono sì, pronti. Si controlla. Don Domenico, mentre Simona vede se sono pronti, io sì. vorrei chiedervi la differenza tra questi due tipi di carciofi, perché si vede a occhio nudo che sono sì, diversi. Sì, sono questi diversi, hanno no. le spine, questi sì, quindi no. sono due tipi di carciofi, no? Sì. Ecco, questo è quello spinoso, che sì. una volta veniva molto coltivato e soprattutto nella Liguria, adesso invece un po' in tutte le parti non viene coltivato. Si tolgono le parti tutte io con dire, le spine. Sì, sì, questo bisogna toglierlo. Certo. No? Ed è anche forse più resistente ai freddi, almeno nella mia esperienza personale. Questo invece è un altro tipo, non è il romanesco questo qui per intendersi, sì. ma è il carciofo di ogni mese. No? Perché quindi, cresce tutti i mesi? Sì, in vari mesi, dipende veramente? Da quando inizia la coltivazione. Ma in che no? periodo si raccolgono allora, i carciofi? I carciofi già si possono raccogliere verso la fine di ottobre se abbiamo avuto l'accortezza di coltivarli nel periodo estivo, cioè se li abbiamo innaffiati, no? zappati nel periodo sì. estivo, già a ottobre noi possiamo raccogliere ecco, i carciofi. Ad ottobre? Già a ottobre, sono i carciofi di ogni mese, sì. quindi ecco, dipende dal tipo di coltivazione, noi possiamo avere i carciofi ogni mese. Ma no? comunque sul mercato proprio il vero momento per la vendita dei carciofi è la primavera o mi sbaglio? Cioè all'inizio ecco, della all'inizio. Primavera, perché il carciofo arriva anche fino a giugno, non arriva bene, però più si va ecco, verso l'estate subito ecco, diventa sì, spinoso, no, no? Sì, il cuore ecco, no, dentro quando è spinoso no. già non è buono più. Che dice, no? andiamo? Sì, quando sì, fai sì, i batti no? si dice, no? nel gergo comune, ecco, familiare. Bene. E quali sono questi ecco, allora metodi dicevo, per riconoscerli? Noi già se fossimo stati attenti l'avremmo già capito subito, no? Perché Simona per esempio ha preso un carciofo dove c'erano delle piccole foglioline, no? Sì. Che erano ben attaccate al gambo, quindi ben verdi, quindi significa che il carciofo era fresco. È fresco, poi sì. per sapere ancora se il carciofo è fresco bisogna ecco, toccarlo con le dita ecco, vicino al gambo, no? Se è sodo, se è duro vuol dire che... Sodo e duro il gambo, ricordatevi. Che è fresco, no? Se è floscio invece già che è passato. E poi si accorge anche dalle foglie che devono essere aderenti al ecco, carciofo. Ecco, questo per esempio sì. è un po' più largo, quindi sì, vuol dire che è un po' perché è un altro tipo di carciofo, è un altro tipo. No? Se prendi quell'altro invece... È bello fresco, perché guardate. Perché sono due tipi sì. ecco, di carciofo. Poi una cosa che io direi di starsi attenti, di non buttare, perché il carciofo è tutto prezioso, no? Il gambo, che la nostra Simona buono. Per esempio la tolta. La cosa più buona dei carciofi. Pulirla, forse è più forte del carciofo. È più stesso. Buono, sì. sì. Allora, vedete cosa ha fatto Simona? Ha messo un po' di impasto nello stampino, l'ha compattato con le dita, sì. poi hai aggiunto i carciofi trifolati insomma, in padella con lo scalogno, poi di nuovo l'impasto messo così sbriciolato con le mani sopra, quindi si devono coprire tutti sì, i carciofi. Coprire senza fare uno spessore troppo alto. Ecco, non troppo alto. E a questo punto possiamo infornare sì. e a che temperatura? 180 gradi. 180 gradi per 20-30 minuti. 20-30 minuti, quindi veramente non ci vuole tanto a fare questa ricetta, molto naturale, veramente non vedo l'ora di assaggiarla. Bene, due ricette spettacolari e ripassiamoci i passaggi delle ricette se vi siete persi qualcosa, ma non credo.
Tagliate come prima cosa la zucca a dadini e mettetela in una padella con un goccio di olio d'oliva. Fate cuocere aggiungendo poca acqua e del sale. Nel frattempo preparate l'impasto. Versate in una ciotola la farina integrale. Aggiungete il burro, l'uovo, un pizzico di sale e la paprika dolce. Impastate con le mani e formate un panetto. Sistematelo in una ciotola coperta e tenete in frigo almeno 30 minuti. Quando la zucca sarà morbida, versatela in una ciotola e schiacciatela con una forchetta. Unite la ricotta e mescolate. Aggiustate di sale. Aggiungete le uova precedentemente sbattute e mescolate. A questo punto potete estendere l'impasto e con un coppapasta rotondo ritagliate la sfoglia. Con i dischi di pasta foderate degli stampi monoporzione per tartellette. Coprite con carta forno e riempite con dei fagioli secchi. Infornate a 180 gradi per circa 15 minuti. Quando le tortine saranno cotte, rimuovete la carta forno con i fagioli secchi e riempite con il composto di zucca. Aggiungete qualche pezzetto di gorgonzola e infornate di nuovo per altri 30-40 minuti. Pulite i carciofi e affettateli finemente. In una padella scaldate 2 cucchiai di olio, aggiungete lo scalogno tritato e poi i carciofi. Mettete anche dell'acqua e del sale e lasciate cuocere. Intanto versate la farina di farro in una ciotola, aggiungete il burro fatto a pezzetti e i semi di girasole, aggiungete il sale e sbriciolatelo con la punta delle dita. Lavorate l'impasto creando tante briciole. Con una parte di impasto coprite il fondo di stampini monoporzione di circa 8 cm di diametro con bordi bassi. Spalmateci sopra un cucchiaio di verdure e coprite il tutto con un'altra piccola parte di impasto. Infornate a 180 gradi per circa 20 minuti. È un gusto country, un gusto rustico, come va adesso di moda, no? Il gusto provenzale, country, shabby chic, mi sa proprio così, mi sanno proprio così queste due ricette, veramente gustose, semplici e anche delicate, ma farete un figurone preparando le tortine di zucca, ricotta e gorgonzola e i crumble salati con i carciofi. Guardate che belli anche nella presentazione, veramente bravissima Simona. Grazie. Poi ci diceva Simona che ovviamente per esempio per le tortine di zucca, se volete invece risparmiare tempo, potete fare anche una torta grande, sì, e dividerla a fette, insomma dipende dalle cose che dovete organizzare, dalla figura che dovete fare, ma è sicuro che tutti vi faranno un applauso come lo facciamo noi oggi alla nostra Simona. Grazie. Don Domenico, fate anche voi l'applauso. E leggiamo il vostro pensiero. Va bene. Comunque l'applauso viene più spontaneo quando uno l'ha assaggiato, no? Ecco, dove noi non abbiamo nessun dubbio. Quando si ama qualcuno, si è davvero reale in lui, si è in lui con l'amore, si vive con lui con l'amore, non si vive più in sé, perché non è più a se stessi che si è attaccati, si è distaccati da sé, fuori di sé. È un pensiero di Charles de Foucault, dove dice che quando si ama qualcuno si è veramente, ecco, reale, leale, e io direi, per usare un'altra parola, si è trasparente, no? Quindi questa persona riesce a capire veramente se noi fingiamo oppure, ecco, siamo quello che noi vorremmo essere. Quindi quando si ama qualcuno non si sa dove finisce l'uno e inizia l'altro, no? Perché l'uno è nell'altro e l'altro è nell'uno. Don Domenico, avete proprio fatto tra l'altro la rappresentazione della nostra ospite, perché con semplicità dimostra il suo amore prima di tutto sicuramente a sua figlia, alla sua famiglia, ma anche a noi amici a casa. Ma con che amore ci ha presentato queste ricette? E allora ringraziamola e salutiamo tutta la città di Prato e arrivederci a voi alla prossima ricetta. Arrivederci.